ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, si sta avvicinando un grande festival dedicato a un grande inventore, a Bartolomeo Cristoforo, inventore del pianoforte, come più volte abbiamo citato. Quindi una programmazione importante, ricca, molto ricca, ma c'è una novità, perché insomma si guarda non solo all'Occidente ma anche all'Oriente, ci sembra di capire. Bene, allora salutiamo con piacere il direttore artistico del festival, Alessandro Tomasi. Pronto? Pronto, salve, buonasera e grazie per l'invito. Eccoci qua. Allora, siamo alla sesta edizione. Cosa ci riserva, cosa vedremo e anche le novità? Vogliamo sapere anche quello. Certo, beh, ovviamente ce ne sono sempre molte, perché ogni edizione ha proprio il vanto di allargarsi, di avere sempre una nuova idea rispetto a quella precedente. Avremo appunto un evento di anteprima allo Zuckerman, come si diceva prima, e adesso ci arriviamo sul tema appunto del Giappone, un concerto a due pianoforti jazz in cui due fantastici artisti, due dei nomi più importanti del jazz italiano di oggi, Alessandro Lanzoni ed Enrico Zanisi, hanno rielaborato per noi dei canti popolari del Giappone, riarmonizzandoli attraverso appunto nel linguaggio jazz e improvvisando insieme. E poi appunto avremo altre anteprime, questa tra l'altro è una delle nostre novità, quest'anno per la prima volta andiamo anche ad Abano Terme con un progetto sulle quattro stagioni di Vivaldi. Sono 300 anni dalla pubblicazione delle quattro stagioni di Vivaldi e noi con Francesco Grillo appunto le riporteremo, però per pianoforte solo, improvvisando tra il repertorio classico e il jazz, quindi anche qui un po' crossover tra i generi. E poi alla fine arriveremo all'inaugurazione il 14 di settembre al Teatro Verdi di Padova, appunto con il nostro artista in residenza, che è una delle grandi novità di questo festival Cristofori, il giovane pianista giapponese Mao Fujita, appunto, che rimarrà con noi per quasi 11 giorni, che è un tempo veramente lunghissimo in un artista così conteso a livello internazionale, per esibirsi tre diverse volte nell'ambito del festival. Ma allora, direttore, andiamo al nostro Bartolomeo Cristofori, magari c'è sempre qualcuno che non ne ha sentito parlare oppure ne ha sentito parlare poco. Ecco, diciamo un po', inquadriamo questo grande inventore, grande personaggio. Chi è stato Bartolomeo Cristofori? Certo, beh, noi non ci stanchiamo mai di ripeterlo, perché veramente l'ammirazione nei confronti di Cristofori cresce ogni edizione di più, anche perché vedere quello che ha creato, che ha saputo creare inventando il pianoforte, e quello di cui noi oggi, centinaia di anni dopo, perché il pianoforte degli ultimissimi anni del Seicento, appunto il primo strumento che è più o meno un pianoforte, lo troviamo in un inventario dei Medici del 1700, appunto quello noi ancora oggi, 300 anni dopo, beneficiamo dei frutti di questo genio. E niente, Bartolomeo Cristofori fu un geniale cembalaro, quindi inizialmente costruiva cembali e probabilmente organi, che nacque a Padova nel 1655. Non sappiamo molto dei suoi anni padovani, perché molti documenti non si sono ancora trovati, o sono forse andati bruciati o dispersi, per cui è abbastanza ammantata di mistero. Noi non sappiamo come abbia imparato a costruire clavicembali, come abbia imparato a costruire strumenti. Sappiamo però che era molto vicino alla famiglia dei Papa Fava, che ovviamente è molto nota nella città di Padova, era molto vicino per via del lavoro del padre, ma anche della madre. Una dama di corte, una dama di compagnia dei Papa Fava è stata la madrina di Cristofori, quindi insomma le famiglie erano molto unite, e quindi è possibile che anche grazie a questa, come dire, intratura nella buona società padovana e veneziana, perché anche questo era importante, ovviamente per Padova e Venezia, le due città erano comodamente vicine, Cristofori abbia iniziato ad accordare e costruire strumenti musicali. Dopodiché, evidentemente, ma noi non sappiamo quasi nulla, la sua fama dovette essere talmente grande, la sua abilità come costruttore di strumenti, che il gran principe Ferdinando de Medici, che era un noto estimatore di strumenti, era un ottimo musicista lui stesso, ne sentì parlare e non si sa se si fermò a Padova apposta nel percorso verso il Carnevale di Venezia, se al ritorno. Fatto sta che nel 1688 venne a Padova, o entrò in contatto con Padova, con Cristofori, forse lo conobbe qui, forse lo conosceva già prima, ci sono tanti misteri appunto, però veramente se ne innamorò follemente, perché veramente fece carte false, possiamo dire, per avere Cristofori alla corte dei Medici. E Cristofori inizialmente, da bravo padovano, non era troppo contento all'idea di lasciare casa, perché non era più un ragazzino, aveva già più di 30 anni, quindi insomma aveva già la sua carriera, il suo percorso.
E celebre la frase del Gran Principe Ferdinando che, di fronte alle rimostranze di Cristofori, pronuncia la frase: il farò volere io, cioè farò in modo che lui voglia lavorare per Sì, me, sì, sì. perché e in questo modo lo riempì, possiamo veramente dire, lo riempì di soldi. Era Sì. l'artigiano più pagato di tutta la corte dei De Medici, aveva uno stipendio mensile e per di più veniva pagato su tutte le fatture praticamente che faceva per le accordature, lo spostamento degli strumenti, la costruzione dei nuovi clavicembali. E forse in questa situazione di agiatezza, Cristofori ebbe modo di lavorare senza più l'affanno di dover, come dire, fatturare per arrivare a fine mese, avendo anche uno stipendio, e si costruì questo strumento che doveva saper fare il piano e il forte, quindi doveva saper fare, pur essendo uno strumento a tastiera come clavicembalo, come l'organo, doveva poter imitare il suono della voce, doveva poter modulare come un violino l'intensità sonora. E questa è stata la base del pianoforte che poi si è sviluppato. L'idea è stata rubata, come dicevamo in arte, tutte le Sì. spese, è stata rubata in giro per l'Europa e ognuno ha aggiunto un qualcosa in più sullo strumento pianoforte finché non siamo arrivati allo strumento attuale. E allora, insomma, questo festival che ormai, come dicevamo, si sta avvicinando, possiamo dare qualche flash di qualche appuntamento perché poi rimandiamo al sito, perché è impossibile elencare, c'è una Certo. sfilza di eventi, ecco. Diciamo, direttore, un po' più importanti, ecco, facciamo qualche cenno. Sì. Certo, beh, appunto, sicuramente mi vengono in mente, oltre alle anteprime, l'inaugurazione del 14 al Teatro Verdi, che è un po' Sì. il momento in cui si aprono le danze, e il giorno dopo saremo nella meravigliosa Scuola della Carità per un concerto con un pianoforte dell'epoca di Beethoven, per fare il repertorio di Beethoven e Sì. del suo protettore, l'arciduca Rodolfo, e quello anche sicuramente con una grande forte pianista, una specialista degli strumenti storici giapponese, Keiko Ishichio, e con il primo clarinetto di Radio France e con il primo violoncello di Europa Galante, quindi un trio internazionale italiano, francese e giapponese per fare questo concerto in Scuola della Carità e poi torneremo con altri eventi in Sala dei Giganti. Tra questi vi è il concerto della Japan National Orchestra, che è anche un'altra cosa di cui siamo molto fieri, e al pianoforte con l'orchestra, pianoforte e direttore sarà Kyohei Sorita, che è diventato celeberrimo con la vittoria del secondo premio al concorso Chopin 2021. Quindi questi sono alcuni degli Sì. appuntamenti. Tra l'altro Chopin tornerà il 26 il 26 di settembre Settembre. con il concerto conclusivo con la nostra Leonora Armellini che sta proseguendo la nostra integrale appunto dell'opera di Chopin e poi sono veramente tanti gli appuntamenti con l'artista in residenza Mao Fujita appunto con il quartetto Indaco che ha appena vinto il concorso di Osaka pur essendo un quartetto italiano quindi è diventato un ambasciatore un po' dei due mondi c'è un concerto con un illustratore che illustrerà dal vivo mentre i due pianisti suonano a quattro mani da Aikido quindi insomma veramente c'è un po' per tutti i gusti, abbiamo eventi il pomeriggio, in seconda serata, al mattino, e lì veramente basta seguire il sito e i canali social del festival per rimanere Certo, aggiornati su tutto quello, tutta la musica che portiamo in giro per sì, Padova. adesso è impossibile elencare tutti gli eventi, Certo. vi rimandiamo al sito. Chopin, direttore, ecco questo genio polacco, ecco, quanto ha dato al mondo del mondo del pianoforte, alla musica in generale, ecco, spendiamo anche due parole per questo grandissimo compositore. Beh, io spendo anche molto volentieri ben più di due parole su Chopin, perché d'altro io di formazione sono stato pianista, io stesso ho studiato al Conservatorio di Bolzano e di Padova, quindi ovviamente la musica di Chopin per ogni pianista è una delle basi proprio del suonare il pianoforte. Questa è una delle cose più incredibili, che Chopin è il pianoforte, questa musica scritta incredibilmente bene per la tastiera, difficilissima, difficilissima veramente, però che si adatta come con un guanto alla tastiera. E veramente i polacchi tendono molto ovviamente a rincarare la dose su quanto Chopin sia il loro patrimonio nazionale, Sì. ovviamente per loro è l'identità polacca Chopin. A me dispiace tanto per i polacchi, ma devo dire che Chopin è patrimonio dell'umanità, non soltanto polacco, perché ha dato tantissimo, ha scritto tantissimo poi per pianoforte e anche per quello l'impresa di Leonora Armellini di suonare tutto quello che ha scritto Chopin, anche i pezzi minori, quelli che non ascolta mai nessuno e non fa mai nessuno in programma, è un'impresa davvero titanica per un pianista. Però sì, devo essere sincero che è anche uno degli autori davvero del cuore e praticamente chiunque abbia suonato il pianoforte ha pianto tante lacrime a cercare di imparare le ballate, gli scherzi, gli studi, difficilissimi studi o i concerti, però la soddisfazione che dà poi suonare la musica di Chopin è impareggiabile.
Certo. E allora, insomma, andiamo un po' a quello che si sta avvicinando, come diceva il nostro ospite, state sentendo Teatro Verdi di Padova e da lì, insomma, inizia veramente il grande evento, il grande spettacolo che si abbina al mondo, al Giappone, al mondo orientale. E mi sembra veramente una grande notizia, direttore, questo collegamento, questo ponte con Giappone. Sì, siamo davvero felicissimi di aver trovato dei partner ideali, hanno accolto veramente il nostro progetto a braccia aperte. E poi è anche per noi l'occasione davvero di portare un po' di questo nostro patrimonio, anche italiano, anche veramente distante. Mi viene da pensare che il giovane Mao Fujita non è mai stato a Padova in vita sua e ci passerà 10 giorni, avrà modo non soltanto di suonare, ma anche di incontrare persone, di ascoltare, di essere conosciuto, di visitare la città, magari fare un salto a Venezia e a Vicenza, già Certo. che c'è ovviamente. Penso al fatto che domenica 17 avremo un progetto ad Arqua Petrarca su Francesco Petrarca e per quel progetto abbiamo invitato una giovane pianista giapponese a suonare i sonetti di Liszt sui sonetti di Petrarca e poi abbiamo commissionato a un compositore giapponese un nuovo sonetto su Petrarca, però scritto da un compositore giapponese, quindi chiedendogli di mettersi nell'ottica di leggere, di interpretare l'opera del grande Francesco Petrarca, ma con la sua sensibilità da compositore giapponese di oggi. Ebbene, questa è un'occasione anche per noi gigantesca di fare veramente un ponte reale, tra due culture che sembrano così distanti, ma in realtà hanno così tanto da dirsi. La funzione della cultura veramente non ha limiti ad unire i popoli, ad unire i mondi. È bello questo Esatto. mix poesia di Petrarca, poi appunto con la musica, il pianoforte, veramente un quadro straordinario. Ringraziamo il direttore artistico Alessandro Tommasi, sarà un successo e ci sentiremo presto, direttore. Grazie, grazie, grazie per l'invito. Bene, grazie, buon pomeriggio, arrivederci, grazie.